un leone dialogo su Giuseppe Crampi. Sì, questa sera si è dibattuto in consiglio comunale con la mozione presentata dal Partito Democratico dai consiglieri di opposizione per parlare di acqua pubblica, o meglio per parlare ormai del passaggio all'APS da parte del sindaco e che cosa si può fare, la disponibilità della Quattromani, il sindaco, noi abbiamo detto che la Quattromani già il sindaco Cimi se ne è già l'APS, no? Allora, diciamo che il documento presentato questa sera è un documento che è stato proposto dal Comitato di Acqua Pubblica, che non solo fa parte di Alcos, ma anche le tre sigle sindacali, CGL, CISL, UIL e il Germoglio. L'idea era quello di fare una riflessione questa sera con la maggioranza e far cambiare un po' rotta a questa amministrazione che frettolosamente, a nostro parere, ha voluto cedere le reti ad APS. Il sindaco dice che non è una cessione delle reti, la proprietà rimarrà al comune di Corleone, ma vorremmo capire cosa fra 30 anni rimarrà al comune di Corleone, perché se è vero che la proprietà è del comune di Corleone, la gestione, come appunto lui ha detto, sarà data, anzi è stata data ad APS, che è l'unico, l'unica funzione che fino ad oggi vediamo di questa società SPA è quello di mandare le bollette ai corleonesi. Ma poi abbiamo soltanto disservizi intanto per lo sportello, che è uno sportello unico a settimana, disservizi anche per la riparazione delle condutture, in quanto per riparare una conduttura vicino Sant'Elena, in un quartiere di Corleone, ci sta mediamente 20 giorni. Dall'altro lato l'aumento delle bollette c'è stato e riconosciamo che il sindaco ha detto avete ragione, quindi su questo è un passaggio importante, però come si suol dire avete ragione ma mangiati squarati, perché praticamente non si capisce perché dovremmo anche modificare quell'ordine del giorno se abbiamo ragione. Dall'altro lato l'importanza del comune di Corleone di fare un passaggio a sostegno degli altri sindaci che praticamente stanno lottando in prima linea, come i comuni di Bisacquino, Prizzi, i comuni limitrofi, l'importanza di questo passaggio è affinché la volontà politica dell'intera provincia possa modificare quel passaggio. Un'altra confusione che ho visto questa sera da parte del sindaco è quello di non fare la differenza tra ATO e pubblico, in cui in molte regioni d'Italia funzionano, posso dire in Toscana, nel Lazio, vi sono regioni in cui gli ATO pubblici funzionano, e l'ATO è che invece fa gestire l'acqua ad una società privata come ad APS, perché un ATO pubblico è sempre a gestione pubblica, in cui l'interesse dovrebbe essere, a parte in Sicilia, l'interesse appunto dei cittadini. E il sindaco era pronto a scrivere questa mozione e votarla tutti insieme a quattro mani, ma poi alla fine, come avete sentito, la maggioranza si è astenuta, come a dire sì, siamo d'accordo con voi, però la mozione non passa perché il voto di astensione è uguale a un voto contrario. In questi giorni abbiamo sentito le polemiche sull'assegnazione del bene confiscato alla mafia in via Enrico Fermi da parte di tante associazioni. Anche noi continuiamo a dire che a nostro dire ci sono delle irregolarità in quell'assegnazione dove l'associazione Galto Selvaggio, Galto Silvestro, qualcosa del genere, è stata usata solo come testa di sfondamento, come ariete per altre associazioni che di giovani o di giovanile non hanno niente. Ma da qui ad impiantare tutta una polemica con un commissione regionale antimafia dalle nostre parti, o meglio abbiamo cercato in questi anni di dare un indirizzo ben preciso alla gente di Partenico. Dove ci sono irregolarità, dove ci sono presunte irregolarità o dove ci sono collusioni o quant'altro o clientelismo, si denuncia, si va dai carabinieri, dalla polizia, dalla guardia di finanza e si denuncia, almeno si fa così. Poi il politichese è tutta un'altra storia. Ieri ho seguito l'intervista che il sindaco ha rilasciato alla vostra emittente.